Valar Morghulis ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati nel mondo del ghiaccio e del fuoco. E da quando House of the Dragon è iniziato, siamo ormai praticamente a metà dell'opera, abbiamo visto come tutto il fandom un tempo di Game of Thrones si è risvegliato dal torpore in cui era calato dopo quell'orribile finale dell'ottava stagione e stiamo vedendo molti contenuti al riguardo, più video, più articoli, post in giro sui social che riguardano tutto il mondo di George Martin, perché si torna anche a parlare della vecchia serie, dei libri, oltre che di questo spin-off prequel attuale. Tra l'altro molte testate giornalistiche web stanno rispolverando notizie che per loro sono incredibili e nuove, tipo George Martin che annuncia che Fire and Blood parte 2 uscirà dopo The Winds of Winter. E invece la spacciano come la novità del momento. È tipo vecchia di 14 anni quella notizia, ma vabbè, tant'è, loro sono i giornali, noi siamo gli youtuber e quindi... vaffanculo. Buongiorno, e lo dico da giornalista anche, quindi vai alla grandissima. Si è tornato tanto a parlare del Trono di Spade, del mondo di George Martin, di Westeros, delle cronache, chi più ne ha più ne metta, ma delle volte, come succede spesso su internet, se ne parla troppo e a sproposito, perché è bello vedere la gente che è tornata sul canale, il canale è tornato attivo, si discute di più, si parla di più, c'è più materiale da commentare, da analizzare. Però delle volte si parla un pochettino a sproposito, specie quando si fanno dei paragoni un pochettino azzardati, per non dire sbagliati, tra personaggi che non c'entrano quasi nulla tra di loro, ecco. E in questo video vogliamo parlare del paragone che vediamo troppo spesso, soprattutto sui social, nei commenti e nei post di paragone, tra Rhaenyra e Daenerys. Se non mi sbaglio stavamo montando un altro video e ci era capitato un commento tipo Rhaenyra è la nuova Daenerys e non era il primo che vedevamo, e da lì ci siamo detti vabbè, a sto punto facciamolo. Però noi ci siamo beccati un sacco di commenti in cui no, ma Otto e Tywin non sono assolutamente simili fra di loro, no, però Daenerys e Rhaenyra sì. E infatti, cioè, tra la saga principale e questa qui ci sono dei parallelismi da fare. Abbiamo fatto un video su Tywin e Otto che a livello di storia hanno dei punti in comune. Quindi non che sono la copia carbone l'uno dell'altro, hanno dei punti in comune nella storia, in quello che hanno fatto, nel ruolo che hanno ricoperto e così via. E non è l'unico parallelismo che possiamo trovare, la serie li sta anche sfruttando molto bene questi. Poi abbiamo visto come l'episodio 3 ha una battuta di caccia che in teoria va a richiamare quella di Robert, non fosse che nella prima stagione di Game of Thrones la battuta di caccia di Robert era qualcosa di fatto con due soldi, era una scampagnata, però il riferimento c'è. Delle principesse Targaryen però, anzi della regina Targaryen, perché Daenerys tecnicamente se deve salire al trono diventa regina, comunque, delle due giovani Targaryen, di somiglianze ce ne stanno solo dall'aspetto fisico, cioè è figo vedere che c'hanno i capelli bianchi, c'hanno i vestiti molto spesso simili, il fatto che abbiamo sentito Dracarys e Dracastriz ogni 5 secondi negli ultimi episodi può far pensare che le due abbiano qualcosa di più in comune, ma in realtà le similitudini diciamo che si fermano qua. Magari qualcos'altro la possiamo trovare nella storia completa di Rhaenyra per chi la conosce da fuoco e sangue, però noi registriamo questo video dopo il quarto episodio, quindi basandoci su quello che abbiamo visto ci sembra un po' esagerato questo paragone, e magari con questo video speriamo di arrivare proprio a quei fan che forse hanno scordato la storia di Daenerys, la sua caratterizzazione, soprattutto quella iniziale che è più aderente ai libri, no? Magari il delirio finale, perché se vediamo la storia e, diciamo così, la caratterizzazione proprio della psicologia dei personaggi, in realtà, a parte i capelli bianchi e il Dracarys, c'è poco altro da unire, da collegare. Sì, soprattutto la storia attuale. Partiamo da Rhaenyra. Rhaenyra è l'unica figlia di Re Viserys per tanto tempo, e per quanto effettivamente è l'erede al trono salda lì perché viene nominata, non c'è tutto quel conflitto che ci si aspetterebbe, soprattutto rispetto alla vita di Daenerys. Sì, c'era il papà che voleva il figlio maschio perché era più sicuro avere l'erede maschio, eccetera, eccetera, ma alla fine lei viene nominata erede, e fino a quando Viserys è in vita, lei è l'erede, con tanto di cerimonia ufficiale, roccia del drago nel suo portfolio di possedimenti, punto. Invece la situazione di Daenerys è opposta, perché lei è nata dall'ultimo re della dinastia Targaryen, che è, appunto, è l'ultimo, poi la dinastia cade, vanno i Baratheon al loro posto, e resta subito orfana, sia di padre che di madre.
Dopodiché è costretta con suo fratello a scappare da Westeros, quindi non vedrà mai neanche il trono di spade della Fortezza Rossa, vivrà tutta l'infanzia ad Essos, è caduto il foglio, e sostanzialmente lei non penserà mai al trono o a diventare regina, anche perché, difatti, se mai per miracolo Viserys dovesse ritornare a casa e reclamare il trono, lo reclama per sé e lui, in teoria, è il re, al massimo lei poteva pensare di diventare la regina consorte, perché in teoria quelli erano i piani iniziali, sì. Quindi questo collegamento al trono già è molto diverso. Poi, Rhaenyra. Possiamo dire che ha avuto una vita felice, tranquilla, fino a questo punto? Tecnicamente no, perché comunque ha vissuto delle cose molto tragiche, prima fra tutte la morte molto brutta della mamma nel tentativo di mettere alla luce un erede maschio per Viserys, ma in realtà, come anche molti di voi stanno vedendo, commentando negativamente i comportamenti di Rhaenyra, Rhaenyra vive a corte. Rhaenyra sta nella Fortezza Rossa, c'ha tutti i soldi che vuole, c'ha tutta la potenza che vuole, è una buona fetta di libertà. Lei può vivere la vita da corte come principessa e futura erede al trono di spade, ha il lusso, ha l'agio, ha i problemi che hanno i reali tendenzialmente. Come è giusto che sia, perché sì, vive quella situazione nel meglio. Daenerys, a 13 anni, viene letteralmente venduta a un caldo draco, un barbaro che non sa neanche la sua lingua, e questo percorso è totalmente diverso rispetto a quello di Rhaenyra, perché grazie alla vita che svolge da quel punto in poi, Daenerys si ritrova a diretto contatto con persone più umili, più povere, vede la guerra con i suoi occhi sin dall'inizio, e tutte queste cose la cambiano radicalmente, quindi anche se successivamente raggiunge il potere e diventa anche lei tecnicamente regina a Meereen, però ha sempre come motore del suo desiderio di potere quello di migliorare la situazione degli ultimi. Lei non pensa tanto devo reclamare il trono perché è mio, lo pensa, però il problema principale è ho bisogno del potere per salvare gli ultimi. E tendenzialmente lei preferisce salvare gli ultimi a un certo punto piuttosto che scapparsene indietro, quindi può scegliere se andare con tutto l'esercito a prendersi il trono e invece decide di rimanere a Meereen perché ha visto quelle cose con i suoi occhi, perché ha avuto una vita totalmente terribile. Abbiamo una serie intera dedicata a Daenerys, se volete recuperatela, sì, perché soprattutto la prima parte è un viaggio incredibile di crescita, di scoperte, di cose anche brutte che le succedono, perché tante povera cose Daenerys, soprattutto i primi capitoli, aiuto. Tendenzialmente possiamo fermarci qua per quanto riguarda la caratterizzazione di Rhaenyra e Daenerys, anche perché non possiamo andare troppo avanti con Rhaenyra, visto che ancora dobbiamo vedere dove si fermerà la stagione. Siamo per l'appunto a metà della stagione di House of the Dragon e noi abbiamo registrato questo video dopo la quarta puntata, non dopo la quinta, quindi capite che abbiamo dei dettagli che non possiamo ancora dire. Però in generale, per quanto riguarda Fuoco e Sangue, il libro quindi è le storie dei personaggi che noi stiamo conoscendo adesso, i personaggi caratterialmente parlando li stiamo conoscendo adesso con la serie, perché il libro Fuoco e Sangue non è un romanzo, è una sorta di finto trattato storico dove viene detto che i personaggi agiscono in X modo, ma la motivazione la possiamo cogliere da quello che fanno, non tanto dal insieme di pensieri che ci vengono espressi, perché non ci vengono mai descritti quei pensieri. Possiamo capire che lo fanno per rivalsa, rabbia, odio, ambizione, ma sta a noi a capire quelle motivazioni, non sono esplicitate. Tra l'altro più volte ci sono versioni alternative delle motivazioni, delle azioni anzi dei personaggi, quindi diventa tutto più ambiguo. Ne abbiamo già parlato dei tre possibili narratori, delle tre fonti principali di Fuoco e Sangue. E difatti non sappiamo mai se ci sono altre motivazioni che muovono i personaggi, cioè non sappiamo mai se si interrogano su facciamo questo perché è il bene del reame, il bene del popolo, il bene della gente comune. Sono tutte questioni che non vengono mai portate a galla in quello che è appunto un trattato storico, perché ci manca la motivazione interna, il punto di vista interno a Daemon, Rhaenyra, Alicent e così via.
Cosa che non manca per Daenerys, perché la struttura narrativa del Trono di Spade è proprio su POV, su punti di vista in cui vengono esplicitati, spesso e volentieri, i pensieri più intimi dei protagonisti. Daenerys non è esclusa. Daenerys ha dei capitoli in cui leggiamo tutti quanti i suoi pensieri, le sue ambizioni, le sue passioni innocenti da ragazzina, ma anche tutte le sue preoccupazioni sul fatto di star facendo effettivamente la cosa giusta mentre conquista città e brucia nemici. Pensiamo per esempio a quando decide di sposarsi con Izdar Zolorak, che è un uomo per cui non è che non prova nulla, prova disprezzo, perché è uno schiavista, perché vuole riaprire le fosse da combattimento, e in quel momento lei è sicuramente molto più trasportata da Daerion Harris, che non so se è l'oggetto del suo amore, però quantomeno del suo desiderio. Però lo mette da parte perché sa che sposandosi con Izdar otterrebbe almeno momentaneamente la pace a Meereen, quindi il suo obiettivo è la pace a Meereen. Ed è completamente il contrario di quello che sta facendo Rhaenyra. È l'esatto opposto. Per 4 puntate, e l'avete detto anche voi, ha sfrangiato le palle col fatto che non voleva sposarsi con matrimonio combinato perché Daenerys non ci ha fatto questo pensiero. Ha detto: mi devo sposare quello là perché così ottengo la stabilità nel mio regno. Poi c'è anche il discorso dei draghi. I draghi sono il tesoro più prezioso della vita di Daenerys, e lei arriva a rinchiuderli sotto la piramide di Meereen perché hanno ucciso una bambina. Appena hanno dato l'accenno di essere pericolosi, Daenerys ha rinunciato a tutto e li ha rinchiusi. Con Daenerys che si accusa tantissimo di questo, siccome i suoi draghi sono dei mostri, lei si immagina come la madre dei mostri. Questo ci fa capire quanto è stata impattante questa cosa nella sua psicologia. Con questo, io poi ho paura che questo video venga frainteso. Non vogliamo dire che Rhaenyra è cattiva o egoista, o che tutti i personaggi di Fuoco e Sangue sono egoisti, pensano solo al loro tornaconto. Il punto è che, da come ci vengono descritti, non abbiamo tutti quei dettagli che invece abbiamo per Daenerys, che abbiamo visto più volte sacrificare se stessa, i propri desideri, i propri draghi, che per lei sono i figli, per fare la cosa più giusta per, appunto, diciamo, il popolo genericamente. In Fuoco e Sangue la gente non se ne fregano sostanzialmente del reame del popolo, magari ce l'hanno questo pensiero, ma Martin non ce l'ha descritto. Ed è anche la cosa bella di questo romanzo, che appunto è più che altro un saggio, perché sono tutti ambigui, tutti grigi, le motivazioni sono più umane, sono più personali. E in House of the Dragon stanno facendo un buon lavoro di caratterizzazione dei personaggi, perché si vede chi è più o meno attaccato alla propria libertà e al dovere, al regno, a tenere la facciata, che sono tutte motivazioni che sono diverse, che rendono diversi i personaggi, ma a maggior ragione rendono diversa Rhaenyra da Daenerys. Poi però c'è una piccola problematica: hanno aggiunto la profezia, la canzone del ghiaccio e del fuoco nella serie. Che è un'interessantissima aggiunta a livello di lore, ma era davvero così fondamentale? Perché non esiste questa cosa tra le motivazioni che spingono i personaggi nel libro, e adesso potrebbe diventare un po' la giustificazione. Diventa di la scusa, Rhaenyra fa cose a tutti i costi perché lei è la prescelta, o si sente la prescelta. Deve salvare il mondo. Che poi al posto di Rhaenyra può darsi pure che ci mettono anche Aegon, perché chi vuole che magari Viserys dice questa cosa pure a Aegon? E non nessuno lo sappiamo, vedremo se Viserys dirà queste stesse cose ai bambini che noi adesso conosciamo essere ancora molto giovani, molto piccoli. Va un po' a sbilanciare quello che è la situazione di Fuoco e Sangue, dove tutti i personaggi agiscono per motivazioni, diciamo, umane o comunque non superiori. Questa cosa un po' stona con il tono del libro e ci dispiace un po'. Sì, perché si corre veramente il rischio che diventano degli invasati mistici a un certo punto. Cioè, io ho diritto al trono perché dobbiamo salvare il mondo. No, tu hai diritto al trono perché hai diritto al trono e quella è la tua motivazione. Ci bastava quella, era bellissima quella. Non è è bello dal punto di vista della lore che magari riescono a far intrecciare queste cose che non sapevamo, poi con la supervisione di Martin, il beneplacito, o meglio di Martin, ha tutto un valore un pochettino diverso. Però allo stesso tempo la storia aveva già un certo equilibrio. Ed era bella proprio per questo, non c'erano segreti mistici dietro, o comunque se c'erano non li conoscevamo, e ci piaceva proprio perché era tutta una questione politica di chi ha ragione, chi ha torto, i precedenti, le motivazioni
condivisibili di tutti i partiti, a prescindere da quello che pensa. Perché poi alla fine fan. Vi ripetiamo, senza fare troppi spoiler, entrambe le parti col passare degli anni faranno cose condivisibili e non condivisibili. Non c'è un buono e un cattivo nella storia della danza dei draghi, e purtroppo. Non c'è una giustificazione superiore. Comunque, vabbè, comunque chiudiamo il punto qua. Di questo video l'avete capito, non vogliamo semplicemente consigliarvi, soprattutto magari ai fan più recenti, di non fermarvi alle apparenze, a siccome in Game of Thrones questo personaggio aveva questo ruolo, allora riverso quel ruolo in un personaggio simile, magari per l'estetica. Tendo 45.000 mani avanti perché sappiamo che il pubblico di internet si ferma alla prima apparenza, che è esattamente la cosa che stiamo dicendo nel video. È incredibile. Basta. Finiamo col ripeterci, speriamo di essere stati chiari con questo esempio che magari è un po' duro da digerire per qualcuno, però raga, stateci. Le storie sono quelle, oggettivamente i fatti sono quelli. E comunque ragazzi, vi ringraziamo per l'attenzione, vi ringraziamo per tutti quanti i commenti, mi piace, condivisione, questo, tutti quanti gli altri video. Se vuoi sostenere il canale, portarlo sempre più in alto, mi raccomando, lasciate mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi al canale, accendete la campanella di avvisi per rimanere sempre aggiornati, seguiteci tutte quante le pagine social in cui mettiamo palinsesti, avvisi di altri impegni, uscite, robe varie, notizie, promozioni e chi più ne ha più ne metta. Poi se pensate che questo progetto sia meritevole di un sostegno anche maggiore di livello di tipo economico, c'è il Patreon, ci sono vari modi in cui potete entrare a far parte in quelli che sono i nostri personali guardiani della notte. In quel caso potete entrare nel canale Telegram per avere le notifiche, nella chat di Telegram ogni tanto per discutere anche di queste cose se volete, vedere qualche video in anticipo, anche dei blooper ultimamente. Sì, che siamo riusciti a trovare qualcosa di blooperino dopo un periodo un pochettino smorto. Sostanzialmente ecco. Siamo noi che scleriamo davanti alla videocamera tra un video e l'altro. Tranne in questo video in cui abbiamo sclerato davanti alla videocamera perché internet è un posto bello ma delle volte tanto tanto brutto. Se invece non volete sentirci sclerare, non volete darci tipo un euro al mese per sostenere il canale, trovate anche il nostro sponsor più antico che è Pampling, sito che risale al 1600, per come ho detto antico, ma comunque dove potete acquistare magliette, scarpe, felpe, canotte, ombrelli, coprimascherine, cover per cellulari, caramelle, tutto, c'è tutto. Con grafiche a tema nerd, codice sconto Stannis per avere il 20% di cashback su ogni vostro acquisto e un paio di calzini in omaggio. Detto questo dobbiamo aver finito, basta? Ok? Sì. Ok, vado a Doarish, ciao. Aha. Vi faccio vedere che ho Rhaenyra sulla maglietta, ancora poi dite che la odio e invece voglio bene a Rhaenyra. Tanto lo diranno lo stesso che lo odiamo, vedete che vi odiamo tutti. Perché nessuno arriva a questo punto del ovvio video. Ovvio che non nessuno arriva. Però chi arriva a questo punto del video, vedete, io c'ho Rhaenyra e Daemon. Daemon è roccia del drago, è il bello. Drago. Bello, il track, bello.